Solo perché poi entriamo dentro e non la vediamo più. Allora, la facciata che vediamo è una rielaborazione nella versione definitiva inizio Novecento di una precedente facciata in stile barocco di inizi Seicento, quindi siamo sempre più o meno nello stesso periodo della Cappella della Neve, delle principali trasformazioni delle corti che abbiamo già visto. Quello che vediamo è un protiro, cioè una porta avanzata sorretta da colonne sempre doriche, e poi questa facciata su due ordini. Quindi l'ordine inferiore, la parte più bassa, che ci dà l'illusione che la chiesa sia a tre navate. Invece poi entriamo all'interno e ne vedremo solo una. E la parte superiore, che è raccordata con queste volute, che è completata da degli angeli che portano le insegne vescovili, e poi San Martino nell'atto di dividere a metà il mantello con il povero. L'altro elemento che vediamo della chiesa è il campanile, con al culmine la Madonna con il bambino, che è stato realizzato nel 1909. Gli ultimi interventi, quelli di inizio Novecento sulla chiesa, sono stati voluti dai preossi Donadeo e Elli. Uno lo vedremo anche all'interno della chiesa, nelle cappelle laterali. Allora, la chiesa non ha avuto sempre questo aspetto. Originariamente aveva un orientamento diverso, quindi diciamo che occupava quello che adesso è lo spazio tra la pasticceria Restelli e il cinema Splendor. La testimonianza di questo antico orientamento della chiesa in senso est-ovest rimane in un documento del 1724, in cui la zona che ho delimitato viene indicata come cimitero. Okay, quindi originariamente c'era lo spazio occupato dalla chiesa, poi la chiesa ha cambiato orientamento, ha questo orientamento in senso nord-sud, quindi perpendicolare alla strada. E quella che era la zona occupata dalla chiesa viene destinata al cimitero, almeno fino al 1724, dopodiché il cimitero si è spostato. Quindi adesso ci spostiamo all'interno della chiesa e...